Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento su Pagine Filosofali dedicato a Guido De Giorgio e la tradizione. I relatori di questa sera saranno Lorenzo De Chiara, Luca Siniscalco, Andrea Scarabelli e Luca Valentini. Il primo relatore sarà Andrea Scarabelli. Ha collaborato con la Cattedra di Storia della Filosofia e Scuola Romana di Filosofia Politica, vice segretario della Fondazione Julius Evola, membro del Grece Italia, dirige il blog Attuali e Inattuali e la rubrica Mattini dei Maghi su Storia in Rete. Ha curato o co-curato opere di Gustav Meyrick, Julius Evola, René Guénon, Jacques Berger e Alexandre Dugin. Per Edizioni Bietti dirige la rivista Antares e la collana L'Archeometro. Suoi saggi sono apparsi su varie testate in diversi volumi collettanei. A te la parola, Andrea. Permesso. Allora, buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità. Io mi devo anzitutto scusare con chi ci ascolta perché parlerò pochissimo per una tosse e un raffreddore assassini che mi rendono molto difficile parlare a lungo. L'autore di cui parliamo questa sera è un autore molto importante nel panorama del cosiddetto pensiero di tradizione. Non del tradizionalismo, una parola che Guido De Giorgio non sopportava, vedendo nel tradizionalismo la caricatura della tradizione viva, citando un adagio molto famoso, la salvaguardia delle ceneri e non la custodia della fiamma, vedendo nel tradizionalismo un qualche cosa di uno studio di forme morte e non l'esperienza viva e concreta di forme vive. Philippe Bayet l'ha definito uno degli interpreti più puri e autentici dell'intellettualità tradizionale del XX secolo. Il nome di Guido De Giorgio, come credo emergerà anche dalle altre relazioni, è inscindibilmente legato a quello di Julius Evola. Dal momento che De Giorgio fece parte di tutta una serie di iniziative tra la fine degli anni 20 e gli anni 40, dirette, organizzate o comunque coadiuvate da Julius Evola. In primis le riviste Ur e Krur, su cui De Giorgio firmò una serie di articoli, sempre sotto pseudonimo, con lo pseudonimo di Havismat. Che significa l'ufficiante del sacrificio, colui che compie il sacrificio, continuò le sue collaborazioni sulla torre nel 1930, quindi dopo la fine dell'esperienza di Ur e di Krur, segnatamente. In particolare, Evola stesso lo definì una delle anime fondamentali della rivista, uno degli animatori invisibili, queste mi pare di ricordare fossero le parole di Evola, del progetto, una figura talmente importante che firma il primo articolo uscito sulla torre dal titolo programmatico Crollano le torri. È stato recentemente raccolto nella edizione completa della Torre pubblicata da Mediterranee un paio d'anni fa. Se non l'avete letto, vi invito a farlo perché è un raro esempio di quella tensione verso la trascendenza, di quella ascesi della parola, un'espressione su cui tornerò, che caratterizza tutta la sua prosa e tutta la sua, come dire, curvatura esistenziale. Ma la collaborazione di Evola e di De Giorgio non si arresta con la torre, perché dopo che la torre viene chiusa nel 1930, nel 1933 Evola spedisce una missiva di cui scrive i testi e che fa firmare però a Roberto Farinacci, ma i contenuti sono evidentemente di Evola. È una missiva di cui non si sapeva niente, di cui ho trovato una copia presso l'archivio di Girolamo Comi a Lugugnano, che convoca una serie di personalità, tra cui anche Guido De Giorgio, a un progetto che partirà l'anno dopo e che sarà attivo fino al 1943. Questo progetto si chiama Diorama Filosofico. È un progetto molto importante all'interno del quale la collaborazione di De Giorgio, piuttosto episodica nei primi due progetti che vi ho già menzionato,
diventa più consistente con una decina di articoli pubblicati soprattutto alla fine degli anni 30 e raccolti dal Cinabro, dalla casa editrice Cinabro, che si occupa da anni della diffusione e della curatela del pensiero di De Giorgio, facendo un lavoro, devo dire, egregio all'interno di questo volume, Prospettive della tradizione. Ecco, quella tra Evola e De Giorgio è un'amicizia, come dire, singolare, perché, come dire, gli orizzonti dei due sono spesso e volentieri antitetici. Addirittura, come è stato notato, ci sono una serie di passaggi della tradizione romana che sembrano quasi essere delle critiche rivolte all'autore che alla fine degli anni venti aveva pubblicato l'opera Imperialismo Pagano. Ecco, ciò non di meno, Evola nutriva una stima immensa nei confronti di De Giorgio, tanto da pubblicargli degli articoli che spesso erano, come dire, delle sue lettere, delle lettere che gli mandava, dal carattere, come dire, dal carattere molto acceso, molto ispirato, e da spingerlo a scrivere continuamente, appunto, sui suoi periodici. Questa consonanza, la stima che Evola nutriva nei confronti di Guido De Giorgio, emerge all'interno del carteggio del tradizionalista cattolico con René Guénon. Tenete conto che vari autori hanno visto in Guido De Giorgio il più originale discepolo di Guénon in Italia. C'è stata una fitta corrispondenza tra i due, e a un certo punto Guénon, il 5 gennaio 1930, quindi per capirci, siamo subito dopo la chiusura di Kruhr e agli esordi dell'esperienza della Torre, Guénon scrive queste parole che, come dire, sono incredibili, pensando appunto alla differenza che separava abissalmente De Giorgio da Evola. Ciò che è davvero curioso, questo è Guénon che scrive a De Giorgio, è il modo in cui voi trattate Evola e il risultato che ne ottenete comunque. Dubito assai che lo accetterebbe da altri che da voi. Come mai Evola nutriva una tale stima nei confronti di un autore, appunto, che all'interno della tradizione romana parlava di una linea di continuità assoluta tra il mondo pre-cristiano, tra la Roma pre-cristiana e la Roma cristiana? Prima di rispondere a questa domanda, leggendovi un estratto del Cammino del Cinabro, come dire, un estratto anche molto potente che Evola dedica a De Giorgio, vorrei provare a rispondere a questa ipotetica consonanza parlando del concetto di tradizione secondo Guido De Giorgio, su cui adesso mi limiterò a un paio di accenni per via sia della voce sia del fatto che l'argomento verrà ripreso da altri. La verità della tradizione, scrive De Giorgio nella tradizione romana, consiste nel suo carattere sacro, per cui separando il profano dal sacro afferma che il profano stesso è sacro. Quindi il pensiero di tradizione, secondo Guido De Giorgio, non ammette una dicotomia tra sacro e profano. Non è dualista, ecco, ma non è nemmeno monista, perché il monismo, come ama ripetere spesso Gian Domenico Casalino, di cui si parlava poco fa, il monismo è una deformazione che nasce dallo stesso dualismo, no? Che nasce da una coscienza già scissa, che è abituata a considerare il mondo, il sovramondo, la materia e lo spirito, tutte queste belle cose in Occidente trionfano da svariati secoli. No, De Giorgio ci dice che non esiste un sacro opposto a un profano, ma esiste un modo sacro di vedere il mondo e un modo profano di vedere il mondo. Il modo sacro di vedere il mondo è un modo centripeto, è un modo che, come dire, lega in senso sia orizzontale e sia verticale l'essente nella sua totalità. È un modo che attinge a un'origine non ancora polarizzata, che poi, se vogliamo, è il grande tema del silenzio che inaugura la tradizione romana, ed è un approccio che somiglia molto alla distinzione sia che fa Eliade tra civiltà antiche e civiltà moderne.
le prime che vedono il reale come ierofania e cratofania, quindi come manifestazione del sacro e manifestazione della potenza del sacro, sia alla distinzione che opera Károly Kereny tra primo inizio e secondo inizio, tra Erste Anfang e Zweite Anfang, dove il secondo inizio è un inizio già polarizzato, mentre il primo inizio, quello a cui attinge la verità tradizionale, che è l'unica verità, prescinde completamente dalle dicotomie di cui vi dicevo, tra cui appunto quella tra sacro e profano. Questa tensione, come dire, questa tensione totale verso la espressione di questa realtà, non verso questa realtà, ma verso la sua espressione, perché qui non stiamo parlando di un piano esperienziale, noi stiamo parlando di opere. Guido De Giorgio, le difficoltà di Guido De Giorgio non, come dire, non risiedono nell'esperire questo tipo di realtà, che egli decise di esperire come dire, nella sua totalità, alienandosi dal mondo moderno, conducendo una vita lontano dalle città. Se voi pensate alla descrizione che dà, come dire, di Milano in Ciò che mormora il vento del Gargano, no? La descrizione di questo viaggio iniziatico, per andare a trovare Padre Pio, che comincia la notte del solstizio d'inverno, lui descrive la città moderna, con dei toni quasi post-apocalittici, diremmo oggi. Non stiamo parlando di un vissuto esperienziale, ma stiamo parlando della trascrizione di questo vissuto esperienziale all'interno di un'opera, segnatamente la tradizione romana. Ed è in questo senso che si può parlare di ascesi della parola, nella misura in cui De Giorgio utilizza una serie di antinomie, tra essere e non essere, tra uno e molteplice. Quindi l'uno che si multipla e il multiplo che si unizza. De Giorgio utilizza tutte queste antinomie per far naufragare il linguaggio e aprire lo stesso linguaggio a una dimensione a cui il linguaggio allude, una dimensione che in realtà il linguaggio incarna, ma che può rivelare solo nella misura in cui scompare. Da questo punto di vista, io ho trovato una profonda analogia tra l'utilizzo che fa De Giorgio del linguaggio e l'utilizzo di strumenti come il koan e il mondo all'interno della disciplina Zen, dove il maestro invita il discepolo a ragionare sulle contraddizioni, quindi trova l'alto del basso, oppure la destra della sinistra, oppure ottieni quello che ti manca, di modo che il discepolo capisca che deve compiere un passo ulteriore, svincolarsi, liberarsi dal piano linguistico e giungere a qualcosa di ulteriore. Questo aspetto, come dire, questo aspetto caratterizza la prosa di De Giorgio e, a mio giudizio, costituisce la ragione per cui Evola, per rispondere alla domanda che ho posto all'inizio, come si dice, ecco, costituisce la ragione per cui Evola promosse un autore tanto distante dalle sue posizioni. E questo aspetto emerge all'interno del Cammino del Cinabro, dove Evola introduce De Giorgio parlando di una specie di iniziato allo stato selvaggio e caotico. Noi sappiamo che quando Evola parla di iniziazione allo stato selvaggio, a partire dalle pagine di Maschera e Volto dello spiritualismo contemporaneo, fino ad arrivare alle opere del secondo dopoguerra, Evola si riferisce sempre a uno stato di iniziazione che viene conseguito al di fuori delle strutture regolari, delle strutture iniziatiche regolari. Su questo aspetto è stato scritto tantissimo, spesso anche a sproposito. Ci piace ritornare, per evitare polemiche o altro, alle parole dello stesso Evola, che in un'intervista rilasciata a Returris e a Fusco negli anni 70 parlò della difficoltà consistente nel rintracciare una catena iniziatica regolare e nella eventualità, destinata a pochi, a pochissimi, di ottenere un'apertura spontanea, legata a, come dire, una serie di caratteristiche innate, a una disposizione innata, non è una cosa che possono fare tutti. Ecco, io credo che una traccia di questa
come dire, di questa caratteristica che Evola attribuisce a De Giorgio, anche se non dobbiamo dimenticarci che Evola parla definisce De Giorgio una specie di iniziato allo stato selvaggio e caotico, quindi non lo definisce un vero e proprio iniziato, ecco. Però io sono convinto che questa caratteristica emerga appieno, come tra l'altro poi Luca ci dirà in relazione alla poetica di De Giorgio, all'interno delle pagine della tradizione romana. Se noi andiamo avanti, Evola a un certo punto dice che la sua influenza su di me, cioè l'influenza di De Giorgio su Evola, ebbe relazione col suo drammatizzare ed energizzare il concetto di tradizione, che nel Genon, a causa della di lui equazione personale, presentava tratti troppo formali e intellettuali. Come sapete, Genon è stato definito da molti, anche se secondo me è abbastanza a sproposito, il Cartesio dell'esoterismo. In realtà non è affatto così, e basta leggere opere fondamentali come Il simbolismo della croce o Gli stati molteplici dell'essere, per, come dire, per trovare una profondità che anche lì fatica a esprimersi a parole, o nel trattato dedicato all'Archeometro. Comunque, questa tensione verticale è l'espressione, e credo sia questo quello che ha visto Evola in De Giorgio, di una esperienza, di un'apertura paradossale alla trascendenza, realizzata attraverso una ascesi, in questo caso legata alla parola, quindi al di là di strutture tradizionali che oggi sono incapaci di veicolare in senso regolare, quindi in senso normale, tutta una serie di contenuti. Sono le stesse tesi che noi troviamo in tutte le opere di Evola, sia dagli studi sui tantra degli anni 20, sia in Maschera e Volto, ma anche in Cavalcare la Tigre. L'idea che in un'epoca di oscuramento totale, che è quella in cui viviamo, in cui, come dire, questa apertura non viene più mediata da istanze legate, quelle che Evola declina poi nella Via della Mano Destra, le vie pericolose, tutta una serie di vie considerate pericolose nel mondo tradizionale, possano, come dire, acquisire una nuova realtà, una nuova dimensione realizzativa. Un'ultima puntualizzazione e poi passo la parola. Un errore che si commette spesso, analizzando il pensiero di Evola e Genon, soprattutto per contrapporli, è quello di dire che questa fissazione della via della mano sinistra e del tantrismo fosse, cioè che l'idea che vi ho esposto poco fa del tantrismo come via realizzativa per il Kali Yuga fosse una fissazione evoliana e non genoniana. Non è per niente vero, e basta leggersi un articolo di Genon uscito su Etudes Traditionnelles agli inizi degli anni 30, chiamato Il Quinto Veda, dove Genon parla del tantrismo dicendo che all'interno di un mondo materializzato come il nostro, lasciato in balia di forze elementari allo stato libero caotico, un mondo in mano ai titani, dove gli dei sono oscurati, solamente la via dei Kaula, solamente la via dei Tantra può aprire in senso però paradossale, quindi contro, quindi disintegrando quello che noi pensiamo di sapere sul principio, non la verità, ma paradossale, contro la doxa, non l'episteme, non la scienza vera, può garantire un'apertura in questo senso. Un'apertura che nel caso di De Giorgio si manifesta comunque a prescindere dalle scelte confessionali legate al suo essere cattolico, indice di quanto la dottrina genoniana, indice di quanto il perennialismo e il pensiero di tradizione genoniano possa essersi declinato negli stessi anni e nello stesso paese in personalità diverse come Evola, Reghini e lo stesso De Giorgio. Indice del fatto che siamo di fronte a una dottrina che, come dire, lungi dal prescrivere universalismi astratti, si cala nel concreto e nella vita, nella viva esperienza delle tradizioni particolari. Grazie. Grazie Andrea. A questo punto cediamo la parola a Luca Siniscalco. Nato a Milano, ha studiato filosofia presso l'Università degli Studi della sua città
e alla Universität Karl von Ossietzky di Oldenburg in Germania. È professore a contratto di estetica presso l'Università degli Studi di Milano e presso l'Università eCampus. Insegna filosofia contemporanea, storia e cultura dell'esoterismo, letteratura e storia contemporanea presso UNITRE Milano. Ha curato saggi di Ernst Jünger, Sombart, Thompson, Eschel, Josipovic, Nikic, Evola. È redattore di Antares, Prospettive antimoderne, e delle riviste accademiche Informazione filosofica, Medium e medialità, Education and Learning Styles. Suoi articoli e saggi sono apparsi su numerose riviste scientifiche e divulgative, quotidiani e in svariate antologie. Ha curato numerose mostre d'arte, personali e collettive. Collabora come editor con diverse case editrici. Il suo intervento approfondirà la figura del poeta nell'opera di Guido De Giorgio, con particolare riferimento a Dio e il poeta e agli scritti su Dante, ma non solo. L'intento è mostrare come l'attenzione del tradizionalista alla centralità della dimensione profetica e metafisica dell'arte poetica si inserisca pienamente nella tradizione sapienziale e reinserisca l'arte della parola alla sua dimensione sacrale, in maniera convergente rispetto alla critica che nella tradizione romana De Giorgio muove all'estetica. A te la parola, Luca. Grazie mille per la presentazione, grazie a Luca per l'invito. Grazie Io mi ricollego subito all'intervento di Andrea che si è concluso, diciamo, in maniera molto sintonica rispetto a quello, al cuore poi di quello che vorrei trasmettere. Nel mio intervento, che appunto sarà dedicato alla figura del poeta e della poesia all'interno dell'opera di De Giorgio. Per analizzare questa questione, vorrei partire da un capitolo della tradizione romana che è intitolato Contro il pregiudizio estetico. All'interno, infatti, della tradizione romana vi sono vari capitoli conclusivi in cui De Giorgio svolge delle puntualizzazioni nei confronti di tutta una serie di dottrine e orientamenti tipici del mondo moderno che a suo avviso sono antitetici rispetto alla visione del mondo di tipo tradizionale. Ecco, il quarto di questi capitoli, intitolato, scusate, Il pregiudizio estetico, ma che diciamo potremmo ribattezzare, data la posizione di Giorgio, appunto contro il pregiudizio estetico, si basa sulla lettura da parte di De Giorgio del carattere moderno della dimensione estetica. Per capire la posizione di De Giorgio dobbiamo puntualizzare che cosa si intende in generale per estetica e che cosa ci pare De Giorgio voglia rappresentare con questo termine. L'estetica, come voi sapete, si riferisce a quell'ambito di studi e di esperienze di carattere sensibile e percettivo relativo all'arte. L'estetica per De Giorgio va intesa proprio nel suo senso etimologico, come una scienza della superficie, che proprio per questo è una dimensione conoscitiva ed esperienziale costitutivamente moderna. L'uomo sacro, l'uomo della tradizione, non conosce l'estetica perché non partecipa di questa dimensione di carattere superficiale, conosce invece l'arte. E quindi De Giorgio, nel suo linguaggio, che altrimenti appare un po' incomprensibile, contrappone in qualche modo una dottrina dell'arte tradizionale e sacra alla filosofia estetica della modernità, che riduce l'esperienza dell'arte e l'esperienza del bello, che, come sappiamo, è uno dei tre fondamentali trascendentali, alla sua dimensione superficiale, di pura sensibilità e percezione materiale. Da questo punto di vista, la riflessione di De Giorgio si inserisce in quel filone di critica della modernità in ambito estetico-artistico che è condivisa da moltissimi altri autori, sia di ambito strettamente perennialista, penso ad esempio a Kumaraswamy, a Titus Burckhardt, che ha scritto dei saggi molto interessanti sull'arte sacra di Oriente Occidente, ma anche ad alcuni grandi filosofi del Novecento, ad esempio a Martin Heidegger, che, come
con una strumentazione concettuale completamente diversa, in alcuni suoi saggi, critica l'immagine del mondo che la visione soggettivista moderna costruisce proprio a partire da una riduzione della conoscenza alla sua dimensione soggettiva e quindi potremmo dire con De Giorgio estetica. L'estetica per De Giorgio si riduce quindi alla quella dimensione della doxa che prima citava Andrea, che è fugace, instabile, incapace di raffigurare la verità. A questo modello contrappone invece l'arte, l'arte autentica, l'arte sacra, in cui la poesia, come vedremo, ha un ruolo decisivo. Il dissidio, scrive De Giorgio nella tradizione romana, tra bellezza e verità, che è un dissidio puramente antitradizionale, è una vera e propria mostruosità, poiché non vi è di bello e buono e di santo e di puro se non il vero. A questa quindi riduzione di tipo relativistico propria della modernità che scinde la dimensione del vero da quella del buono e del bello, rompendo quel classico equilibrio che i greci, come sappiamo, rappresentavano il concetto di kalokagazia, si può opporre la verità dell'arte autentica che, come ci insegna De Giorgio, ma i perennialisti, ma potremmo citare anche un autore già indicato da Andrea, Mircea Eliade, che a lungo si sofferma sul tema, è invece una dimensione conoscitiva fondamentale, dalla funzione metafisica. Ecco, il moderno, in questo suo scenario radicalmente negativo, che De Giorgio critica e stigmatizza, ha tuttavia al proprio interno quelli che De Giorgio, sempre nella tradizione romana, chiama dei indici interstiziali, cioè delle linee di faglia sottili, difficili da individuare, che ci permettono di parlare di una, e qui cito De Giorgio, nuova estetica fondata sulla verità e non sull'arbitrio, che illuminerebbe di strana luce tutta la storia dell'arte e della poesia occidentale. Questa intuizione di De Giorgio, che ci parla della possibilità di un recupero di una dimensione sacrale all'arte anche nel cuore di tenebra della modernità, è una opzione che rende il pensiero di De Giorgio non una forma di conservatorismo, di tradizionalismo statico, ma un pensiero di tradizione capace di ripensare all'interno del contemporaneo quella tradizione sacrale dell'Europa, cui De Giorgio, in particolare nella figura di Roma, di cui poi gli altri relatori parleranno, compendia. Tracce quindi di un antimodernismo aperto all'avvenire, in cui la poesia, come arte eccellente, ha in De Giorgio un valore fondamentale. Lo ha ad almeno un triplice livello, per la tematizzazione, che poi vedremo esplicita, della poesia da parte di De Giorgio, per la scrittura da parte di De Giorgio stesso di poesie, ma anche per l'inserimento all'interno dei saggi della scrittura, quindi in prosa di De Giorgio, di un linguaggio, quel linguaggio così evocativo, potente, lirico, di cui parlava anche prima Andrea, che cerca di far naufragare la parola profana, per spingerla sino ai limiti della sua capacità espressiva e tendere a quella dimensione di ulteriorità, quella dimensione indicibile, apofatica, che corrisponde alla figura metafisica del silenzio. La poesia, secondo De Giorgio, ha un potere fondamentale perché è l'arte autentica della parola. E la parola, intesa come mitos più che logos, ci permette di andare oltre la dimensione puramente immanente
e materiale, a rintracciare quegli archetipi, quei simboli, quelle figure, quelle forme, per usare il linguaggio metafisico della tradizione romana, che ci parlano di quella dimensione metafisica che De Giorgio definisce appunto come il dominio del silenzio, ma che ha dei tratti che rimandano evidentemente ad un principio unitario che possiamo definire, con un linguaggio che penso De Giorgio non disdegnerebbe, uno, in senso plotiniano o neoplatonico. Quindi in De Giorgio vi è una sorta di ierografia, di scrittura del sacro con il sacro, in cui la poesia viene valorizzata nella sua dimensione arcaica, nella sua capacità di risvegliare quelle compossibilità iscritte nella parola. Si tratta di una forma di, per usare la celebre espressione evoliana, di trascendenza immanente, tramite cui la parola permette, anche in quel mondo sensibile che De Giorgio stigmatizza quando si riduce a pura estetica, a pura superficie sensibile, di dire qualcosa del sovrasensibile. La poesia in De Giorgio rappresenta, a mio avviso, in un senso più ampio, non soltanto le opere artistiche di carattere poetico, ma più in generale l'uso sapienziale della parola. E così anche il canto nell'opera di De Giorgio viene citato come una forma sapienziale profonda. C'è un saggio molto bello apparso nel 1928 su Ur, intitolato La magia, il maestro e il canto, in cui De Giorgio utilizza, con un linguaggio lirico, a sua volta in parte poetico, un riferimento alla capacità della parola che si attua nel canto di evocare la potenza del sacro. De Giorgio in questo testo cita il canto di Melarepa, i canti menadici, invita a cantare anche intorno al Tao, e scrive che il maestro è colui che apre le porte e lascia cantare la luce. Non solo le Upanishad cantano e i Sufi, ma anche certi terribili maestri isolati che infrangono tutto. E il miracolo quindi della parola, che attraversa la parola scritta, la parola saggistica, ma si manifesta in maniera più potente nell'arte del canto e a maggior ragione nell'arte poetica, è quindi un riferimento importante per De Giorgio, perché nel linguaggio della poesia si realizza quel piano unitivo dell'intuizione, che a volte De Giorgio, con un linguaggio un po' ghenoniano, definisce intuizione intellettuale, in cui, superando il registro espressivo della dialettica, del pensiero dualistico, il principio di non contraddizione viene a sciogliersi, a liquefarsi all'interno della potenza magmatica dell'arte. De Giorgio parla della virtus poietica, per indicare questa funzione, che è una forma di congiunzione di azione e contemplazione. Anche questo è un tema molto interessante, che ritroviamo in particolare in un testo che è pubblicato nella raccolta di scritti Tradizione e Realizzazione Spirituale, uscito con il titolo Note sullo spirito tradizionale, la contemplazione e l'azione, che è un testo apparso originariamente sulla Torre nel 1930, in cui De Giorgio parla esplicitamente della poesia come unione di contemplazione e azione, o come azione contemplativa, e scrive: la conoscenza, nel senso eminente di contemplazione, è una virtus poietica che, liberando l'uomo dal mondo dei nomi e delle forme, lo redime in una sfera dove egli diventa ciò che egli conosce. In essa, cioè nella poesia, vi è dunque attività, ma un'attività di ordine esclusivamente ascetico, metaumano e metacosmico, di cui sarebbe impossibile precisare con le parole la natura, ma che è espressa in quasi tutte le tradizioni dal simbolo del cielo, della realtà unica che sovrasta il mondo della parvenza. Questo è il dominio quindi di quella scesi contemplativa che ha nel poeta la sua figura di officiante, di doriforo, potremmo dire.
Un testo in cui la figura del poeta emerge massimamente all'interno dell'opera di De Giorgio è l'opera inedita Dio e il poeta, che è apparsa in un'edizione oggi molto difficile da trovare del 1985 e che è una sorta di poema epico, a mio avviso ha dei tratti un po' paragonabili allo Zarathustra di Nietzsche in un contesto, diciamo, culturale, spirituale di tipo cattolico, in cui tutta la liricità della scrittura di De Giorgio connette i due poli che danno il titolo all'opera, Dio e il poeta. Il poeta ha senso, ha un senso di verità, solo nella misura in cui è connesso alla trascendenza. E quindi in questo testo De Giorgio riprende tutta una serie di figure teologiche, alcune tratte dalla Bibbia, altre da altri tipi di trasmissione sapienziale, trattandole però non in maniera appunto fredda, saggistica, ma in forma lirica. E così, ad esempio, giusto per dare proprio un esempio testuale di questa torsione linguistica che De Giorgio sperimenta, De Giorgio ci dice che se dunque Dio è padre della luce, è necessario che l'uomo sia il figlio della tenebra, tenebra mistica però, di chi Dio cerca e non tenebra materiale di chi Dio rifiuta, riprendendo tutta una tradizione mistica presente anche all'interno del cristianesimo in autori come San Giovanni della Croce, legata al tema della la noce obscura dell'alma, per usare proprio l'espressione di Juan de la Cruz. Solo quando nell'uomo sarà pienezza di tenebra, in Dio egli scorgerà pienezza di luce, e quando la luce sprizzi in tale intensità da bruciare persino i mondi, se l'uomo, annullatosi per umiltà, potrà riceverla, sostenerla, tutta questa fulgurazione divorante, comburente, farà sì che la tenebra diventi luce e che Dio con le sue stesse braccia lo tragga a sé. Il poeta, in questo contesto, ha una funzione di carattere mistico, perché connette attraverso la propria azione, che in un passaggio De Giorgio definisce un'azione pontificale, nel senso etimologico del creare ponti fra visibile e invisibile, fra immanente e trascendente, realizza. La poesia per De Giorgio ha un carattere trasfigurativo, ha un carattere anagogico, che questa è diciamo un concetto fondamentale nella storia anche del pensiero cristiano e nella figura di Dante in particolare, che è l'autore prediletto da De Giorgio, soprattutto quando parla di poesia. E la poesia permette anche di connotare in maniera molto originale la, diciamo, proposta teologica che De Giorgio formula, una proposta cattolica, ma di un cattolicesimo, come è noto, estremamente sui generis. Peraltro De Giorgio in vari passaggi della sua opera critica in realtà la nozione di teologia, perché la legge in un senso razionalista. La teologia imbriglia il Dio, Zeos, nel Logos. Invece De Giorgio parla dell'importanza di quella che proprio negli scritti su Dante chiama la sapienza divina, che procede non tramite ragione, come la teologia, ma tramite amore. Un amore che in De Giorgio ha dei tratti sicuramente cristiani, legati all'idea di agape, ma in alcune sue tinte, a mio avviso, sembra invece più riecheggiare quella potenza quasi demonica di tipo platonico, legata all'idea di Eros. Il poeta porta Dio all'uomo e l'uomo a Dio nella misura in cui è pazzo, e la sua pazzia, la sua apparente follia è la follia, è a follia agli occhi dei farisei, agli occhi dei razionalisti, agli occhi dei moderni. In realtà è sapienza divina. E questa è un'immagine costruita su quella formula linguistica paradossale di cui parlava prima Andrea, che attraversa molti passaggi dei testi di De Giorgio. È presente proprio anche in Dio il poeta,
dove si parla della pazzia del poeta autentico, del poeta che realizza il carattere sacrale della propria azione. Infatti, De Giorgio scrive che, contrapponendosi invece a quell'ortodossia, dice che ha ucciso Gesù Cristo con la sua legalità formalistica. Per cercare Dio, per amare Dio, per andare a Lui, bisogna essere intimamente pazzi, essenzialmente pazzi, di una pazzia che il mondo non può contenere. La pazzia vivifica la dimensione del divino, la rende, scrive in un altro passaggio De Giorgio, vivens, vivente appunto, e questo porta De Giorgio a porre un'altra sottolineatura molto interessante del suo pensiero, ossia la centralità della dimensione esperienziale nella dimensione del sacro. Il Dio di cui ci parla De Giorgio va conosciuto nella dimensione concreta e fattuale dell'esistenza, e la poesia, con la sua forza appunto espressiva, evocativa, ci può avvicinare ad essa. In un altro suo testo, e poi concludo, Aforismi e poesie, che è una raccolta del 1999 pubblicata postuma, appunto pubblicata postuma nel 99, in realtà sono appunti e scritti preparatori di De Giorgio per un romanzo che poi non fu mai realizzato. Vi sono di nuovo molti riferimenti alla potenza metafisica del poeta. I poeti, ci dice De Giorgio, dopo i santi, sono quelle figure più vicine a Dio, perché, scrive De Giorgio, spiritualizzano la materia. In questo senso la poesia permette di incarnare all'interno della parola la dimensione della trascendenza, e De Giorgio in quest'opera, in questa raccolta, elabora questa riflessione tanto a livello teorico, nella prima sezione del testo, quanto dando prova a lui stesso di un esercizio poetico nelle poesie, alcune molto belle, molto evocative, che l'opera raccoglie. La trascendenza, quella dimensione del silenzio di cui si parlava prima, si raggiunge tramite l'ascesi, tramite il silenzio abissale, ma anche tramite la parola misterica, che può condurre l'uomo a una vera e propria esperienza estatica. E in questo senso l'ontologia dell'arte, che nel poeta assurge a un uso consapevole e metafisico della parola, che è anche mantra, e preghiera, il cuore del paradigma tradizionale di De Giorgio. E proprio la poesia, in Dio il poeta, De Giorgio dedica un componimento, no scusate, non nel Dio il poeta, ma nel testo Aforismi e poesie, un componimento in cui la poesia, e adesso ritrovo il passaggio, viene indicata come quel grido che nasce a mezzanotte, quando la notte è fonda e ardono le stelle, che si prolunga e va di monte in monte, colma le valli e fa brivido sull'acque. La poesia permette, in questa dimensione di pazzia, scrive De Giorgio, di dire alla vita e alla morte mai più, mai più. All'interno del modello e della visione di De Giorgio, un ruolo particolarmente significativo è attribuito, come noto, a Dante, ma ecco, lascio qui questo riferimento, semmai per approfondimenti successivi, per poi non rubare troppo tempo agli altri ospiti. Grazie Luca. A questo punto è il momento di Lorenzo De Chiara.
Ha una laurea specialistica su argomento orientalistico, shivaismo Kashmiro, presso l'Università di Padova e Ca' Foscari a Venezia, e poi un dottorato di ricerca all'Università di Salerno, con tesi sulla magia rinascimentale di Giovanni Teitemio e Cornelio Agrippa. Si occupa di studi tradizionali, esoterismo e la riflessione tedesca legata al movimento della rivoluzione conservatrice. Al momento insegna nei licei storia e filosofia. L'intervento parte dal considerare la figura di Guido De Giorgio come esponente del pensiero tradizionale, rilevando continuità e differenze rispetto agli autori con cui più fu in contatto, René Guénon e soprattutto Julius Evola. Da qui si sviluppa in particolare una riflessione sul tema dell'antimodernismo e della critica sugli errori del mondo contemporaneo, elaborato da De Giorgio in modo radicale, che costituisce la pars deinstruens della propria opera di restaurazione metafisica e tradizionale. A te la parola, Lorenzo. Un attimo perché non ti sentiamo. Ora? Vai, vai, Lorenzo. Allora, buonasera a tutti, grazie per gli ascoltatori, buonasera. E dicevo che stavo dicendo che l'inizio dell'intervento, la prima parte di questo intervento in realtà è stata ampiamente, diciamo così, anticipata dall'intervento di Luca Scarabelli, di Andrea Scarabelli. Perché già lui si è occupato diciamo così, di quello di cui volevo parlare io, per quale ha diciamo, piuttosto esaurientemente riassunto il rapporto ecco, che c'è stato tra, anche con dovizia di particolari storiografici, bibliografici e via discorrendo, tra appunto Julius Evola e Guido De Giorgio. L'unica cosa che posso aggiungere su questo è che appunto noi da varie fonti scopriamo che diciamo, i due furono in stretto contatto anche biografico, perché c'è una lettera che è stata riportata, di cui insomma che possiamo leggere tranquillamente, sia in un libretto che fu pubblicato dalla casa editrice Cinabro, che si intitola Prospettive della tradizione, dove sono raccolti la maggior parte degli scritti che apparvero appunto diciamo sulle varie testate che componevano quel progetto di natura politico, diciamo così, politico-metapolitica che fu appunto il diorama filosofico del regime, del quotidiano regime fascista, appunto diretto da Farinacci. Creato da Evola, appunto, questo progetto editoriale, diciamo, questo progetto di amplissimo respiro, e nello stesso tempo anche quindi nel cammino del Cinabro, in una nota viene riportata questa lettera che data Roma 29, 7, quindi 29 luglio del 1941. Allora, Evola scrive: Caro Bisonte, questo per in qualche modo riassumere anche un particolare biografico di non indifferente importanza, perché entrambi, evidentemente questi autori, e lo si evince molto bene anche da vari passaggi dell'opera, diciamo, filosofico-poetica di Guido De Giorgio, entrambi avevano una grande passione per quella che era l'esperienza alpinistica. Diciamo, in quello che oggi è Introduzione alla magia, che sono i fascicoli raccolti e rielaborati da Evola stesso, di Ure Krull, che citava prima Andrea, il tema dell'iniziazione, dell'esperienza iniziatica, che rientra appunto in quello che dicevamo per quanto riguarda quest'iniziazione allo stato selvaggio, allo stato, diciamo così, individuale, e non legato ad una tradizione, appunto, diciamo, ad una catena regolare di iniziazione. Quindi questa esperienza alpinistica, questa esperienza allo stato selvaggio, rientra appunto in vari scritti di Ure Krull. Penso per esempio a Domenico Rudatis, che era un alpinista, diciamo così, e che fu però un grande collaboratore, un importante collaboratore sia
di un recruit sia poi dell'esperienza successiva alla chiusura di un recruit che era la torre. E allora, in questa lettera si evince, dice Evola: caro Bisonte, ho avuto la tua cartolina, ma ancora non gli scritti promessi. Cerca di farmeli pervenire quanto prima. Molto probabilmente qui Evola si lamenta del fatto che, come in genere è noto, insomma, come si sa, De Giorgio, come del resto scrive anche Evola in un altro punto di quella testimonianza del Cammino del Cinabro, Guido De Giorgio era un po' restio ad avere contatti di tipo, diciamo così, formalistico con le case editrici, quindi spesso e volentieri si teneva tutto dentro, ecco, in modo tale da comunicare a voce oralmente delle informazioni, in questo caso ad Evola, e poi Evola era lui che si premurava appunto di trascriverle, no? Di metterle in ordine sostanzialmente. Quindi cerca di farmeli pervenire quanto prima perché sto per partire. E poi dice Evola: che fai d'estate? Io penso di battere il Gran Paradiso, una dei luoghi della Valle d'Aosta, appunto, dove Evola spesso soleva andare per fare le sue ascensioni alpinistiche. Poi la zona verso il Brail. Non ti attira di venire? Io sarei assai contento di rivederti e di parlare su varie cose. Penso di essere verso il 5 o il 6 ad Aosta, e poi, insomma, gli dice di inviargli un messaggio attraverso il telegrafo per il giorno preciso in cui sarei ad Aosta, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, insomma, è una lettera abbastanza interessante che appunto mostra come i due erano in stretto contatto e che condividevano le stesse esperienze. Tra l'altro, questa esperienza alpinistica è molto importante perché noi sappiamo che nell'ultima parte della sua esistenza, e qui ci sarebbe un'altra lettera che si potrebbe leggere sempre alla fine, sempre in questo volumetto molto importante di Le prospettive della tradizione, perché nell'ultima parte della sua esistenza Guido De Giorgio si trasferì, abbandonò completamente la vita civile, la vita consociata, diciamo così, in questa forma di insofferenza radicale nei confronti del mondo moderno, visto come come la casa del demonio, diciamo così, e si trasferì in una canonica abbandonata, appunto, nelle montagne del Piemonte. A Montaldo Mondovì, il 3 aprile del 1954, Guido De Giorgio scrive a, molto probabilmente si pensa ad André Preau, che era in contatto con René Guénon, tra l'altro, con l'altro grande esponente del tradizionalismo integrale, e ci sono alcuni aspetti della vita di De Giorgio, di questa vita condotta all'insegno del caos, del disordine, della vita antiborghese nel modo più evidente. Dice: caro signore, dice De Giorgio qui, penso di rispondere con un ritardo considerevole alla vostra ultima lettera, che non riesco a trovare, perché qui in questa vecchia canonica, che un giorno o l'altro ci cadrà in testa, c'è praticamente il caos, un ammasso, un accumularsi di oggetti più disparati. Se conoscete gli arabi, c'è più o meno il loro ordine, un disordine epico. Ci sono delle ragnatele annerite dal fumo che pendolano un metro e mezzo dal soffitto. Infine l'inverno, il grande inverno è passato e noi siamo ancora in piedi. Attualmente piove a dirotto e da un'ora cade la neve. E via discorrendo, dice: le mie mani sono straziate dalle screpolature, dalle ferite, è deplorevole. Cioè, nel pomeriggio mi è toccato lavare e stendere, ho un braccio rovinato, insomma, sono ancora in piedi. E va avanti, insomma, diciamo, raccontando, ecco, questa vita che evidentemente poi si concluse in questa dimensione di assoluto distacco, ecco, dalla vita civile, e che però appunto ci deve, per arrivare poi all'aspetto meno biografico ma più dottrinale, diciamo così, di questa figura veramente particolare del mondo tradizionale italiano, europeo in generale, al riflesso che questa vita sconvolta poteva avere anche nella sua riflessione, nella riflessione di De Giorgio.
Qualcuno, appunto, Evola, come dicevo prima, riporta l'espressione una specie di iniziato allo stato selvaggio. Ma lo stesso Franco Pintore, in una introduzione che fa alla tradizione romana, edita dalle Edizioni Mediterranee, ci parla, diciamo, di un carattere che sarebbe stato appunto quello di De Giorgio, una specie di carattere titanico, diciamo, che diciamo, si allontanerebbe da una parte dal tipo dell'iniziato olimpico di cui parla Evola spesso nei suoi scritti, perché Evola, insomma, quando ci parla dell'iniziazione ci parla di un tipo che anche sul piano della, diciamo, dell'esistenza ha trovato un distacco assoluto dalle cose, una sorta di calma, ecco, di calma olimpica, che invece, almeno apparentemente, in De Giorgio non sembra mai essersi palesata fino in fondo. C'è nella figura di De Giorgio un continuo intrecciarsi di vicende che appunto lo rendono più una specie di Prometeo da un certo punto di vista. Una vita condotta in perenne tensione, tragicamente, perché ricordiamoci anche l'evento della morte, per esempio, del figlio, ne segnò naturalmente l'esistenza. Quindi ecco una tragicità quasi dantesca, in qualche modo, per riprendere un autore che a De Giorgio stesse particolarmente a cuore e che si riflette poi anche nelle sue visionarie, diciamo, riflessioni, in questi scritti che tutti recano il segno di qualcosa di non ordinato, di non diciamo mai messo posto in un quadro intelligibile nel quale appunto si capisce perfettamente, ecco, come potrebbero essere varie opere di Guénon e anche le stesse opere di Evola, insomma, certamente più inquadrate da un punto di vista sistematico, ordinato. Ecco, in De Giorgio, come del resto hanno anticipato i due interlocutori precedenti, si ha più una forma quasi, diciamo così, una forma poetica dell'espressione, una forma improvvisata quasi, ecco, dell'espressione, quasi come se appunto De Giorgio non trovasse la parola, o in qualche modo alludesse certamente a qualcosa che va sempre oltre l'espressione scritta per potersi, diciamo così, concretizzare. E quindi, ecco, certamente il personaggio ci si presenta come qualcosa di assolutamente distante da tutto quello che è l'intellettuale. Cioè qui non siamo di fronte ad un intellettuale della tradizione, a qualcuno che, diciamo, prova a teorizzare la tradizione, ma certamente siamo più vicini ad una figura che prova a viverla nelle sue più profonde corde, ecco, e che in qualche modo incarnò veramente dal punto di vista ascetico, in particolar modo, diciamo, questo ideale, quest'idea. E ecco, naturalmente la citazione di Evola è stata già riportata da Andrea. Evola appunto scrive: la mia influenza su di me, l'influenza su di me non dovuta a libri, ecco, per esempio Evola scrive, non dovuta a libri che mai pubblicò, ma a lettere sconvolte e aggressive, cosparse di illuminazioni e di confusioni, scrive Evola, ebbe relazione con il suo drammatizzare, appunto, ed energizzare il concetto di tradizione, che anche nel Guénon, a causa della di lui equazione personale, presentava tratti troppo formali, scrive Evola, ed intellettuali. Vi si univa una sua tendenza all'assolutizzazione che naturalmente trovò in me un suolo congeniale. E appunto, se proprio dovessimo fare un confronto, diciamo, tra Evola e De Giorgio, troveremmo proprio questo aspetto, l'aspetto dell'assolutizzazione. Se noi prendiamo molte pagine di Rivolta contro il mondo moderno, ma anche molte pagine di Imperialismo pagano, sebbene l'imperialismo si muova in una direzione molto distante da quella di De Giorgio, diciamo, da questa sorta di tendenza a riunire tutto in un'unica tradizione, mentre invece, ecco, nel primo Evola soprattutto c'è questa
questa concentrazione sulla tradizione gentile, sulla tradizione pagana che viene messa in contrapposizione con il cristianesimo, quindi con la tradizione semitica, con il blocco semitico che viene rigettato come qualcosa di estraneo, diciamo, allo spirito europeo, allo spirito indoeuropeo, allo spirito ariano, via discorrendo. Ecco, eccettuando forse degli aspetti della tradizione islamica, però ecco, a parte queste grandi distinzioni, certamente in entrambi gli autori c'è questa comune ricerca dell'assoluto, della radicalizzazione delle espressioni. Quindi, per esempio, ecco, si parlava prima del monismo, certamente dell'unità, del rigettare i dualismi, però è anche vero, a mio avviso, che nell'opera di De Giorgio si sente viva questa distinzione, questa antitesi assolutamente drastica tra il mondo della tradizione e il mondo della modernità. Certamente, ecco, diciamo, Guido De Giorgio, quando ci parla del mondo della tradizione, ce ne parla come di qualcosa di vero, ecco, nel senso quasi appunto del Vedanta, no? Al quale del resto De Giorgio era legato, la visione del Vedanta indiano, quindi di un, diciamo, un monismo che però in qualche modo, no, poi dà luogo all'illusione, quindi all'elemento illusorio, alla Maya, da una parte che naturalmente De Giorgio assume le caratteristiche del mondo moderno, diciamo di tutto quello che connota il mondo moderno. De Giorgio, alla fine della tradizione romana, di questo libro qui che è stato citato prima, dedica il capitolo finale all'elenco di tutti gli errori o di tutti i pregiudizi, come li chiama De Giorgio, che caratterizzerebbero appunto il mondo moderno come radicale opposizione al mondo tradizionale. Nel mondo tradizionale c'è il verbo, nel mondo tradizionale c'è la verità, nel mondo tradizionale c'è la norma, diciamo, quindi c'è l'asse, è quello che quando De Giorgio parla dei simboli del fuoco di Vesta, parla dei simboli del fascio littorio, cioè quindi sono tutti simboli che, diciamo così, nella tradizione riportano a questa visione assiale delle cose, a questa visione verticale, tendente anagogica, tendente verso l'alto, che connoterebbe appunto la tradizione. Il mondo moderno invece è sviluppato nell'orizzontalità, nel divenire. Ci sono diversi scritti, anche in Ur et Crur, L'attimo e l'eterno, un bellissimo scritto dove appunto De Giorgio in qualche modo si concentra su questa lacerazione presente nel mondo moderno, cioè il mondo moderno non è, ma diviene continuamente, quindi non è, quasi in termini parmenidei, no? È qualcosa di opposto all'essere, e quindi tutte le creazioni che provengono dal mondo moderno, di tutti i tipi esse siano creazioni scientifiche, siano creazioni estetiche, la polemica contro l'arte, a un certo punto il mito, no? Il mito dell'estetistico, il mito della catarsi estetica, ecco, la chiama De Giorgio in un punto, questa visione per cui l'artista moderno pensa di creare qualcosa di originale, appunto, originale, ma in realtà questa originalità è veicolata e vincolata al suo io caduco, al suo io mortale. Quindi sono tutte delle proiezioni, sono degli idoli nicciani. C'è una fortissima relazione anche che si potrebbe indicare tra De Giorgio e Nietzsche. Ecco, anche se naturalmente si muovono su piani diversi, però De Giorgio cita spesso Nietzsche e anche nel modo di esprimere i propri concetti sembra quasi di leggere lo Zarathustra, per esempio, no? in queste forme di virtuosismo, se si può dire così. Diciamo così, della parola, appunto di questa ascesi della parola di cui parlava prima Andrea. Poi, quindi, pregiudizi che si diffondono in tutte le creazioni dell'uomo moderno fino alla filosofia. Anche la filosofia viene vista, in linea con Genon, come, diciamo così, la brutta copia della saggezza, perché la filosofia è un tendere dell'uomo mortale verso qualcosa che non gli si potrà mai rivelare completamente, perché il sapere tradizionale non è veicolato attraverso i concetti, la dialettica, il demone della dialettica di cui parlava anche Evola, ma è veicolato attraverso i simboli della grande tradizione.
della grande tradizione romana. Quando De Giorgio ci parla della tradizione romana, ci parla della tradizione universale e della capacità, diciamo, del sapere dell'uomo in genere di riunirsi organicamente sotto ad un unico principio di verità, no? E che invece il mondo moderno viene visto da De Giorgio come l'antitesi della restaurazione romana, perché mentre Roma, attraverso la sua visione imperiale, che naturalmente De Giorgio intende su un piano metafisico, metapolitico, appunto trasfigura tutto sotto un unico, sotto l'aquila, no? Sotto l'unico fuoco creatore, diciamo, il trasfiguratore, il mondo moderno si disperde. In quel bellissimo scritto della Torre, De Giorgio parla, che citava prima Andrea anche, è uno scritto meraviglioso, crollano le torri. E qui lui, De Giorgio, fa un riferimento al gran vermo, che è una specie di, diciamo, di, come si potrebbe dire, di... Viene in mente quasi il personaggio del forestaro, diciamo, delle scogliere di Malmo di Lunghe, cioè qualcosa di maligno, diciamo, contraffatto, diciamo così, no? Il gran vermo sarebbe il creatore di tutte quelle forme dell'illusione umana, no? Del pullulio parassitario, dice De Giorgio, che galvanizza il vostro torpore di cadaveri allineati in postura di vita, e questi cadaveri sarebbero appunto i pensamenti sterili, le filosofie fallaci, tutto quello che l'uomo moderno crede di essere una creazione, ma che in realtà è l'ombra dell'essere, che viene completamente dimenticata. E allora, di fronte a questo stato di cose, di fronte a questa distinzione tra il fiume, diciamo l'oceano, le torri che vengono allineate, no, in un oceano senza fine, si oppongono appunto le terre immobili della tradizione, le terre vertici. E l'espressione di De Giorgio a questo punto, io ecco qui si potrebbe dire che, volendo fare un collegamento un po' ardito, però certamente viene fatto anche da Gianfranco De Tullis nell'introduzione della tradizione romana, c'è un implicito richiamo a quantomeno ad una filosofia, diciamo ad un pensiero rivoluzionario conservatore, perché ad un certo punto De Giorgio fa riferimento e dice che, sempre in questo scritto delle Crollano le torri, dice: non vi dico questo, costruttori di torri, poiché voi non potete più, ma non dovete più udire la voce vera, la voce pura. Quindi lui dice: non dovete ritornare alla normalità cercando di, diciamo così, di staccarvi dalla decadenza. Dice invece: ma vi dico, sempre più rapidi, sempre più declivi, bruciate le mete, rompete tutte le dighe. Eccolo, costruttori di torri, l'oceano scatenato. Per voi, cavalcatori di vortici, l'oceano scatenato è sabbia sotto il vostro zoccolo pegaseo. Quindi sempre più forti, sempre più rapidi, eccetera, eccetera. Cioè, è l'indicazione a questa sorta di, come dice Junger in un punto, Ernst Junger, ad arrivare al punto zero dei valori. Cioè a quel punto in cui tutto assumerà poi una figura diversa, e quindi una trasfigurazione, una distruzione creatrice, diciamo così, una distruzione purificatrice. Lo sa. E qui si potrebbe poi arrivare al discorso sul fascismo, però insomma, vabbè, quello che lui intende per fascismo, ma va bene. A questo punto cediamo la parola a Luca Valentini, caporedattore del sito Pagine Filosofali, direttore della rivista di filosofia ermetica Ion, membro della Società Europea per lo Studio dell'Esoterismo Occidentale, collaboratore delle case editrici Stamperia del Valentino di Napoli, Rebis di Viareggio, Aurora Boreale di Firenze, saggista, scrittore, poeta, relazionerà sulla triplice dimensione dell'essere nell'opera di Guido De Giorgio, ma prima una riflessione con Luca e Andrea. Sì, io, siccome tra poco Andrea e Luca devono scappare, ridiamo la parola velocemente a loro, poi con Lorenzo riprendiamo con calma. Io a Luca rivolgerei una domanda secca, no? Lorenzo ha parlato ovviamente
della tradizione romana e del suo rapporto con il cristianesimo, e credo che, correggimi se sbaglio, la figura di Dante rappresenti un po' l'unione, no, di questi due termini, che in altri autori sono entità spirituali contrapposte, però tramite Dante credo che in De Giorgio ci sia questa sorta di sintesi. Ad Andrea chiederei questo: De Giorgio scrive, no, nelle riviste di Ur, poi lo ritroviamo nella Torre, però è opinione di alcuni, sembra essere più a suo agio nella Torre rispetto ad Ur, no? Cioè, se noi prendiamo le monografie di Ur, tutto quello che poi si esplicita nella dottrina di De Giorgio, non dico che è in contrasto, però c'è un altro passo, no? Cioè, passiamo dalle operazioni dei nomi di potenza di Giulio Parise a Colazza, ad Abraxa, a una dimensione metafisica che ha un passo, che è un passo diverso. Ne parlavamo prima nel meritevole speciale curato da Heliodromos proprio su De Giorgio. Ci sono dei riferimenti anche epistolari, di contatti anche con Genon, che riportano questo disagio, nel senso che Genon era critico, no, nei confronti dell'esperienza, notoriamente dell'esperienza di Ur. Forse questa critica aveva un po' influenzato De Giorgio. Do la parola a voi due, così risponde prima Luca e poi Andrea, così poi successivamente vi salutiamo. Grazie. Dante è il rappresentante più alto e più autorevole della tradizione romana, scrive De Giorgio nella tradizione romana, confermando quello che mi stavi suggerendo. Sicuramente la figura di Dante è una, forse la figura per eccellenza, in cui secondo De Giorgio si compendia questa unione feconda fra dimensione romana pre-cristiana e cristianesimo cattolico. La questione ovviamente dei rapporti fra il cristianesimo di De Giorgio e la sua fascinazione, che emerge evidentemente nella tradizione romana per la spiritualità del mondo latino, sono, diciamo, una questione molto spinosa, molto complessa, molto delicata. Io credo si possa dare però qualche orientamento di partenza. Sicuramente De Giorgio, sulla scia di Genon, ha una visione di carattere perennialista, basata sulla idea che Schuon esprimerà come unità trascendente delle religioni, e quindi più volte esprime il suo rispetto per tutte quelle vie autenticamente tradizionali che, se intraprese in maniera seria, rigorosa da un punto di vista intellettuale e interiore dall'uomo, possono condurre al superamento della condizione umana. E evidentemente per De Giorgio anche il cristianesimo è ascrivibile a questa dimensione. Tuttavia ritengo che sia necessario in De Giorgio parlare di cristianesimo cattolico, forse addirittura più semplicemente di cattolicesimo, perché vi è una chiara, netta distinzione fra, diciamo, altre forme di religiosità cristiana, e un sostanziale, evidente disinteressamento per le fonti, come dire, primarie del cristianesimo delle origini, per quella congiunzione tra giudaismo e cristianesimo che era molto lontana dalla sensibilità di De Giorgio. Invece il cattolicesimo, nella sua dimensione etimologica legata all'universalità e quindi all'idea imperiale, che affascina De Giorgio.
ed è la figura di Roma che in De Giorgio è un vero e proprio mito fondativo a costituire il trait d'union fra questi elementi. E quella Roma, per citare Dante, è un De Cristo romano. Evola scriveva, mi pare nel Cammino del Cinabro, che De Giorgio a un certo punto, diciamo, se ne usciva con quel cattolicesimo vedantizzante che Evola, come è noto anche dalla celebre polemica con Guénon, non apprezzava troppo. E questo rilievo, che lo si giudichi positivamente o negativamente, credo vi sia del vero, perché vi è in De Giorgio questa tensione radicale verso l'idea di unità, e questa unità metafisica che De Giorgio persegue lo porta un po' a individuare un percorso unitario legato al mito e al nome di Roma, che attraverso diciamo le diverse rifondazioni simboliche che Roma, secondo De Giorgio, vive, trasmette di generazione in generazione la tradizione romana. Nel mito di Roma c'è anche un eco un po' ghenoniano, l'idea dell'ex Oriente Lux, perché De Giorgio calca spesso l'idea dell'arrivo orientale di Enea come elemento fondante del mito romano, e quindi a volte utilizza questa immagine in qualche modo del rapporto fra diciamo di Roma come cuore nel rapporto fra Oriente e Occidente, quindi Roma che è il cuore orientale dell'Occidente, e in questo senso la tradizione romana permette a De Giorgio, anche attraverso una serie di rilievi simbolici su cui non vi sto a tediare ma che sono molto affascinanti, tutta la parte dell'opera dedicata al nome occulto di Roma, alla figura di Giano, al simbolo della croce, compendia. E questo tentativo appunto di unitarietà si ritrova anche a livello simbolico. C'è un passaggio molto, come dire, ardito da un punto di vista filologico, che penso, ma molto evocativo, in cui De Giorgio interpreta il simbolo della croce sostenendo che l'ascia bipenne, simbolo fondamentale della spiritualità arcaica, che indica come una tau, quindi così, va proprio a integrarsi con l'intervento dello spirito divino, diventando la croce cristiana. Molto ardito, ricomponendo questo tipo di simbolismo. Scrive che a questo accennerebbe anche il passaggio dalla croce taumata, quella appunto a tau, a quella latina, come appunto inveramento del simbolo dell'ascia bipenne. E tutta la tradizione romana riecheggia di questo tipo di interpretazioni. D'altronde, se analizziamo da un punto di vista, come dire, teologico, cattolico, l'opera di De Giorgio, ci sono, diciamo, degli aspetti sicuramente curiosi, o quantomeno, come dire, credo discutibili. Ad esempio, negli studi su Dante c'è un passaggio molto interessante in cui e poi mi taccio, perché ci sarebbero altri mille possibili riferimenti, ma in cui De Giorgio sembra proprio riprendere la tradizionale idea di tripartizione dell'uomo in corpo, anima e spirito, che solitamente nel cristianesimo è ridotta al dualismo fra corpo e anima. E c'è un passaggio in cui dice che, facendo proprio riferimento a questo passaggio, che c'è un'anima individuale, particolare, limitata, e invece un'anima profonda, quella di Dio, che la maggior parte degli uomini ignora e non sa di possedere, che sembra riecheggiare proprio la dimensione dello spirito, del nous, che invece tendenzialmente nel pensiero cristiano si va a perdere. Quindi sicuramente è interessante anche indagare
per capire la visione di De Giorgio, anche un po' le fonti, spesso anche magari non esplicitamente citate, del suo cristianesimo, che è lontanissimo da quello, ad esempio, della filosofia scolastica, ed è molto più vicino ad autori neoplatonici, a figure come Dionigi l'Areopagita, quel tipo di autori. Anche Meister Eckhart. E Meister Eckhart, sicuramente. Lascio la parola ad Andrea. Grazie Luca. Tra l'altro volevo anzitutto fare i complimenti a Lorenzo per la bella relazione e per il paragone geniale tra il Gran Vermo e il mitico Robert Foster di Junger, che è più che pertinente. E tornando a quello che diceva Lorenzo e Luca, c'è una lettera di De Giorgio a Massimo Scaligero, che è il cui originale è custodito dalla Fondazione Julius Evola, in cui a un certo punto, la lettera del 1940, e la lettera dice, De Giorgio dice: il resto, Purusha, Atman, eccetera, eccetera, no, 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 tre volte no. Massimo Scaligero scrive Guido De Giorgio: la mia opinione è quella della prossimità divina, due punti, Dante, fine del discorso. Ora, in questa lettera, tra l'altro, poco prima, De Giorgio ricorda che in quel periodo il dattiloscritto della tradizione romana era tra le mani di Sua Eccellenza Benito Mussolini. De Giorgio l'aveva spedito al Duce, sperando di in qualche modo orientare in modo differente quello che era il regime degli ultimi anni 30. Quella che, se vogliamo, era anche la funzione del gruppo di Ur. Ora, in effetti, come ricordava prima Luca, ci sono state alcune critiche alla partecipazione di Guido De Giorgio alla rivista Ur, non al gruppo, alla rivista Ur. Ma a mio parere sono abbastanza inconsistenti per due motivi. Primo, perché giudicano, come dire, il valore della rivista Ur dall'insuccesso sia della rivista sia delle operazioni svolte dal gruppo, che vabbè, in realtà è un giudizio che si potrebbe estendere volendo anche alla stessa opera di De Giorgio, che non fu minimamente considerata dall'allora regime. Quindi, come dire, lo spessore teoretico, lo spessore in questo caso addirittura esperienziale, non si valuta sempre dal successo o dall'insuccesso. In secondo luogo, perché ci si dimentica che la rivista Ur fu pensata da Evola come una polifonia di voci e di esperienze molto diverse tra loro. La rivista Ur era una rivista che ospitava sia contributi dottrinali sia relazioni di esperienze pratiche. Voi lo sapete benissimo, lo stesso Evola aveva più pseudonimi. Con lo pseudonimo EA presentava gli scritti di natura più dottrinaria, con lo pseudonimo Iagla invece parlava delle esperienze che svolgeva, che faceva e così via. Ed è all'interno di questa polifonia che va valutato il contributo di De Giorgio. Vorrei aggiungere una cosa per chiudere il cerchio prima di salutarvi, tornando un po' a Genon. Noi sappiamo che Guido De Giorgio si basa sulla continuità tra appunto la Roma pre-cristiana e la Roma post-cristiana, la Roma cattolica nella fattispecie, nell'idea del fascismo sacro. Ora, è interessante notare che nel 1932 Evola pubblica un'opera intitolata Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo, di cui tra l'altro si parlerà sabato prossimo a Milano e a Roma, in cui c'è un capitolo dedicato al cattolicesimo, che indica una serie di possibili aperture, nel senso che Evola rimane molto critico nei confronti del cristianesimo. Lui stesso dirà nel Cammino del Cinabolo di aver adottato dei toni meno polemici di quelli adottati alla fine degli anni 20 in opere come Imperialismo Pagano e negli stessi editoriali di Ur. Ma a un certo punto lui separa nettamente il cristianesimo dal cattolicesimo, dicendo che il cattolicesimo contiene alcuni elementi che, come dire, quasi malgré lui, quasi suo malgrado, riportano qualcosa di più antico. Ma aggiunge che si può parlare
di una forza propulsiva del cattolicesimo, solo a patto che questo cattolicesimo passi il vaglio del cosiddetto tradizionalismo integrale. Ora, se voi leggete tra le righe, questa è la descrizione esatta di Guido De Giorgio. Cioè, Guido De Giorgio fa esattamente questo, prendendo le mosse dal cattolicesimo e riannodandolo per il tramite delle dottrine del suo maestro Guénon alla tradizione primordiale. Tra l'altro, e questo è molto interessante, nell'ottobre del 32, Maschera e Volto esce probabilmente nell'estate del 32, nell'ottobre del 32 Guénon recensisce il testo su Étude traditionnelle, avanza una serie, come dire, una serie di apprezzamenti al testo, anche se secondo così, il giudizio su Steiner è, come dire, emblematico, secondo Guénon è stato addirittura troppo blando nei confronti di Steiner, ma qui apriremmo un'altra parentesi infinita, e dice che Guénon, che Evola, ha avuto il merito in questo libro di avanzare delle possibili aperture nei confronti del cattolicesimo. Aperture che però vanno contestualizzate sia nel caso di De Giorgio, sia nel caso di Guénon, come facente riferimento a un'ipotetica reintegrazione tradizionale della stessa Chiesa Cattolica. Una reintegrazione che Guénon, nelle opere, come dire, nelle prime opere come Oriente e Occidente e soprattutto la crisi del mondo moderno, che Evola traduce, riteneva possibile, ma di cui scompare qualsiasi traccia nelle opere successive, come Il regno della quantità e I segni dei tempi. Guénon aveva provato a dialogare con con talune autorità ecclesiastiche, le quali ovviamente l'avevano ignorato, così come avevano ignorato la tradizione romana di Guido De Giorgio, e questo riferimento viene meno. Ma vedete, è proprio in questo momento, è proprio in situazioni come queste che bisogna tornare a quella che prima avevo definito ascesi della parola. Cioè è proprio qui che risiede il tradizionalismo il pensiero paradossale di tradizione di un De Giorgio, che si attiva proprio nel momento in cui il tradizionalismo classico, quello guénoniano, che deve fare ancora riferimento, un tradizionalismo da via della mano destra, che deve fare ancora riferimento a un organo deputato a garantire la trasmissione tradizionale, viene meno. Quindi paradossalmente, in un'epoca di oscuramento come quella che stiamo vivendo, è più attuale un De Giorgio di un Guénon, per così dire. Però questa è un'ipotesi, di lavoro. Grazie Andrea. Io vi ringrazio entrambi, soprattutto Andrea per i disturbi al mal di gola, spero che passi presto. Io ovviamente do appuntamento per chi è a Roma e a Milano per sabato, no? Avete l'appuntamento a Fondazione Evola, edizione Mediterranea, con il 90° anniversario della pubblicazione di Maschera e Volto, e quindi ho sbagliato? No? Io con la matematica sono una frana, il libro è del 32. 32, quindi? Sì, dovrebbe essere quasi, quasi 90 anni. Del 31, quindi 90. 90, sì. 90. Quindi c'è il doppio appuntamento a Roma e a Milano con la Fondazione Evola, le edizioni Mediterranee, e quindi vedranno, ci saranno protagonisti Luca, Andrea, ma anche tutti gli altri collaboratori della Fondazione. Quindi vi ringrazio entrambi e ovviamente sarete invitati. Buona prosecuzione. Grazie a voi, buona prosecuzione. Successivamente. Grazie Andrea, grazie Luca. Rosanna. Ciao. A questo punto lasciamo la parola a Luca Valentini per il suo intervento. Grazie Rosanna, poi adesso poi parleremo con Lorenzo, se non vi dispiace io qua, ci mettiamo così ci vedono tutti qua. No, a me è piaciuto, sono piaciuti molto tutti gli interventi, perché poi hanno descritto un po' in linea generale e in maniera molto chiara un po' l'anima, no, di questa figura che è stata sempre un po'
come dire, un po' messa ai margini, anche per conformazione interna, nel senso che noi quando pubblicammo gli atti del gruppo di UR dell'evento di Napoli, nella famosa intervista con Laura Reginelli, ci parlava in quell'intervista proprio del suo incontro con Guido De Giorgio, e ci narrava di una persona assolutamente ai margini, diciamo, no? Cioè volontariamente ai margini della nascente società contemporanea per scelta, e di un visionario, no? Cioè quell'iniziazione selvaggia, quello stato selvaggio di cui hanno parlato Lorenzo e Andrea. Luca ha fatto riferimento anche a un po' quella che è la dottrina, no? Metafisica esposta da De Giorgio, anche se nella tradizione romana non c'è un'esposizione organica, sistematica, ragionata, no? Anche se c'è la tripartizione in forme, ritmi e nel silenzio, poi c'è la culminazione nell'ineffabile, sembra un po' la ripresa, passando il termine, poetica, di ciò che espone René Guénon nella Grande Triade, no? Quando ci parla della tripartizione tra corpo, anima e spirito, o la tripartizione ermetica tra sale e mercurio e zolfo, no? Lui quella lì, quel tipo di tripartizione o di quadripartizione, se noi consideriamo la dimensione ultracosmica, no? Dell'ineffabile, e la espone, come espone anche i rapporti con la tradizione, con la tradizione romana, in forma appunto da vate arcaico, no? Cioè non una dimensione teoretica, è un po' quasi scolastica, che possiamo ritrovare magari in alcune opere di Guénon, che per De Giorgio rappresentava uno dei massimi rappresentanti, no, del sistema della tradizione. Quindi questo apparato va assolutamente va compreso, come va compresa l'idea di romanità che aveva De Giorgio, no? Io quando ho ripreso i testi di De Giorgio, molte volte mi è tornata in mente un'intervista a Medio Rocco Armentano degli anni 30, quando gli chiesero: ma che cos'è l'imperialismo pagano? E Armentano disse: guardate, l'imperialismo pagano non è il paganesimo inteso in senso cultuale e religioso, ma è quell'archetipo, no, di unità metafisica che è all'insegna dell'unità, no? L'unità nell'uno in senso plotiniano e neoplatonico del termine. Quindi per De Giorgio io credo che Roma, e nella sua espressione ovviamente il suo riferimento a Dante, l'idea fosse proprio quell'idea metafisica, no? Quel sole che risplende per tutti gli uomini, a cui hanno fatto riferimento Simmaco, a cui ha fatto riferimento Giordano Bruno. Quindi è un'espressione negli anni dei primi del Novecento, ma anche successivamente. Io ricordo l'introduzione di Gianfranco De Turris alla tradizione romana, quando scrive: nella primavera del 1970 uno studioso della tradizione, per chi non lo sapesse, lo studioso della tradizione, io ve lo do praticamente quasi per certo, si tratta di Placido Procesi, cioè del Medio, Julius Evola, acquistò in una libreria antiquaria nei pressi del Campidoglio un volume che recava all'interno il nominativo di una persona, Corallo Reginelli, di cui abbiamo parlato prima, che in gioventù aveva fatto parte del gruppo di Ore, con il quale entrò successivamente in contatto Reginelli per lasciare definitivamente Roma. Quindi vediamo che c'è un'interazione, no? con quel mondo di Ur, non solo la collaborazione alla rivista. Giustamente Andrea diceva De Giorgio ha partecipato con propri scritti alla redazione della rivista di Ur, non al gruppo operativo
al gruppo operativo di UR, però c'era un'interazione, nel senso che avevo contatti appunto con Reginelli, abbiamo visto con Scaligero. Quindi non, diciamo, Evola non era l'unico tramite quel tipo di ambiente. Fatto questo quadro, poi voglio sapere cosa ne pensa Andrea di quello che sto per andare a dire. Io mi permetto di fare un po', come dire, rompiscatole della situazione, no? Nel senso che io confesso di essere sempre stato innamorato di De Giorgio, un po' come Evola, no? Cioè, nel senso, attratto da questa figura misteriosa, pur non condividendo alcune cose di cui adesso vi andrò a parlare, apprezzando tantissimo, per dire, negli ultimi anni il lavoro editoriale della casa editrice Il Cinabro di Catania, no? A cui ovviamente io pubblicamente rivolgo il mio plauso per la ripubblicazione degli scritti di De Giorgio, anche inediti sulla scuola, ma anche il testo su Dante, che io ho apprezzato veramente tantissimo, no? Come il nostro apprezzamento va alle opere di un grande pensatore della tradizione come Guénon, che è stato un po', come dire, uno dei fari, no? Nel Novecento, soprattutto uno dei fari della critica alla modernità. Però io pongo sempre queste questioni perché poi voglio anche stimolare un po' la riflessione di tutti quanti. Io riprendo, e Lorenzo è da testimone, quella famosa diretta che facemmo con Daniele Laganà sull'idealismo magico, no? Io più riprendo questi autori, più li apprezzo, ovviamente, perché ovviamente, ripeto, De Giorgio è un autore, io segnalo anche lo scritto di Luca Siniscalco su quello speciale di pubblicato con Rebis, su UR, dove De Giorgio viene approfondito in maniera molto, molto, molto dettagliata. Però mi rivolgo a Lorenzo, come mi rivolgo a Rosanna, come mi rivolgo ai nostri utenti. A me sembra che dai primi del Novecento, prima degli anni 20, fino al 29, in cui c'è stato Krur, no? Ci sia stato come se ci fosse aperto un portale, no? In cui sono state veicolate delle parole, degli insegnamenti, che dal mio punto di vista, ma anche nell'ambito della tradizione classica, la tradizione romana, vanno poste prima, no? del discorso metafisico, perché se noi parliamo di tradizione romana, la tradizione romana non si fonda sull'intuizione intellettuale, la tradizione romana si fonda sul rito, e la tradizione non si fonda sui grandi concetti filosofici, ma si basa essenzialmente sulla dimensione interiore dell'uomo, sulla capacità di risvegliare la dimensione interiore dell'uomo. Allora è un processo, no? Che secondo me va analizzato e va descritto. Io credo che quell'ambito che ha visto Ignis, Athanor, Ur, Krur, in riferimento a Evola parliamo dell'idealismo magico, ovviamente tutti quegli scritti che poi partono dall'esperienza dadaista in poi, abbia chiuso, no, la propria necessità di manifestarsi con l'avvento della torre e con l'avvento di una certa, come dire, preponderanza, no, della dottrina metafisica ghenoniana. Perché poi alla fine del discorso io credo che rimanga la domanda fondamentale, e io lo noto parlando con chi si interessa, no, di questi temi, quando pubblichiamo i libri, quando facciamo le conferenze, quando semplicemente ci incontriamo o ci incontravamo di persona adesso
non so più se prossimamente la cosa possa ripetersi, speriamo di sì, ovviamente. La domanda delle persone è questa, e io mi rivolgo a Lorenzo. Bello Guido De Giorgio, bellissima la tradizione romana, bellissima l'interpretazione di Dante, no? Però le persone dicono, ma io che faccio? Cioè, una volta avendo letto questo libro, di cui ripeto, io sono un estremo ammiratore e un innamorato, dal punto di vista pratico, dal punto di vista personale, che cosa faccio? È una risposta, è una domanda a cui possono rispondere le monografie di Ur, sì. In un certo senso. Può rispondere il Reghini di Ignis o il Reghini di Atanor o il Parise di Ignis, no? Ma dal mio punto di vista non può rispondere De Giorgio. Non può rispondere Genon. Genon, per dire, ha un grande limite. Risponde dando due possibilità che obiettivamente, oggettivamente, si sono rivelate fallaci. Genon dice le uniche due possibilità sono tramite la tradizione cattolica e tramite la tradizione massonica, che oggettivamente, dal punto di vista realizzativo e dal punto di vista di pratica interiore, non conducono da nessuna parte, perché sappiamo benissimo la tradizione cattolica dove è andata a finire, e sappiamo benissimo le critiche che avanza Evola alla tradizione muratoria, per esempio nell'appendice del mistero del Graal, no? L'inversione del ghibellinismo, quell'appendice favolosa al mistero del Graal. Quindi la domanda che pongo agli utenti, ma rivolgo anche a Lorenzo, non è giusta forse quella, come dire, quell'osservazione che ci fece Daniele quella sera, quando ci disse, invece di guardare il mondo del tradizionalista del Novecento in senso evolutivo, no? Partendo dalle avanguardie per poi arrivare al tradizionalismo, non è giusto forse invertire la lotta, capire che c'è stato un apice, che quell'apice è stato possibile per una certa natura umana che è cambiata negli anni e che poi necessariamente si è ripiegata un po' su se stessa. Non a caso lo stesso Evola negli ultimi decenni della sua vita, negli ultimi anni della sua vita, ha ripreso certi argomenti, ma fino a un certo punto ha detto, cioè, di certe cose non bisogna più parlare, non è più il tempo di parlare di certe cose, non perché quelle cose fossero più o meno superate, perché forse dal suo punto di vista non c'era più l'utenza, non c'erano più le persone capaci di comprendere quel tipo di persone. Io ti faccio un esempio: io non vedo gli studiosi della tradizione degli anni 60-70 approcciarsi, mi viene la prima cosa in mente, al saggio di Giulio Parise sugli specchi magici o sulle pupille di Cagliostro, pubblicati su Ignis, no? Cioè, sono due cose completamente diverse. Quindi nell'apprezzare quel tipo di riferimento metafisico, io vedo questa frattura, no? Questa frattura con la praticità, con l'operatività, con ciò che siamo noi, con ciò che siamo noi realmente. Tu che ne pensi? Forse troppo drastica come analisi. No, io credo che sia giusto. Cioè, Guido De Giorgio, anche la tradizione romana, per quanto si debbano considerare appunto tutte le differenze del caso che abbiamo ampiamente abbastanza trattato, insomma, nei nostri interventi precedenti, però deve essere visto come un saggio semmai introduttivo, ecco, si può dire così, forse a certe intuizioni che poi devono essere trasferite sul piano della prassi, ecco, della prassi iniziatica, della prassi. Per esempio, a un certo punto, sono qui a pagina 291 della tradizione romana, e lui dice, De Giorgio, non vi è maggiore onore per la filosofia che quello di servire alla preparazione della vera saggezza, appianando le difficoltà teoriche, abituando la ragione al suo uso legittimo,
mostrando l'illimitatezza della conoscenza, purché volta al vero scopo, quella della conquista della potenza realizzatrice. Di questa conquista è emblema il fascio littorio, che esprime appunto, attraverso il simbolismo della scura epipenne, il superamento dell'uomo conscio della sua origine divina e deciso a reintegrarla, eccetera, eccetera. Cioè, quindi in Guido De Giorgio certamente c'è, cosparta in tutta la sua opera, questa attenzione alla trasfigurazione, diciamo, iniziatica in senso appunto prassico, in senso pragmatico. È chiaro che molto probabilmente Guido Di Giorgio, se l'ha vissuta, non ce ne parla. Io, per esempio, o non ce ne parla in modo diretto, io ho per esempio presente Evola, io non ce l'ho ora qui sotto perché è in un'altra stanza il libro, però in Metafisica del Sesso, Evola cita a un certo punto Guido Di Giorgio, non fa una citazione precisa riportando in nota, ma molto probabilmente cita una delle grandi lettere, delle numerose lettere che Guido De Giorgio gli scriveva, no? E riporta, se non mi ricordo male questa citazione, il racconto dell'estasi di certi gruppi segreti islamici all'Eros Sacro, no? E riporta proprio il racconto di questa danza iniziale, cioè punto per punto, che naturalmente gli aveva fatto De Giorgio. Quindi si può immaginare che quando De Giorgio si trovava in Tunisia, no, diciamo, ebbe senz'altro ebbe un rapporto stretto, molto probabilmente, con dei gruppi iniziatici, e molto probabilmente lui avrà fatto delle esperienze di questo tipo, solo che nei suoi scritti certamente questo aspetto operativo non traspare, è più che altro un'allusione continua, ecco, un po' come potrebbe essere Rivolta contro il mondo moderno di Evola. Cioè, del resto anche Evola ha scritto, no, in Rivolta contro il mondo moderno non dà dei punti di riferimento chiari per la prassi iniziatica. Bisogna riferirsi ai volumi, agli scritti di Ur, bisogna riferirsi alla tradizione ermetica, alla dottrina del risveglio. Nella Rivolta contro il mondo moderno c'è un grande panorama, no? Un grande affresco, che è quello che poi fa anche Guido De Giorgio nella tradizione romana, diciamo, per rievocare sotto forma appunto di quell'ascesa della parola di cui parlava Andrea prima, un mondo, ecco, ricreare quantomeno intellettualmente un mondo, anche se pur dal punto di vista dell'intelletto superiore. Ci si ferma alla visione, fondamentalmente parlando, ecco, che è già qualcosa, potrei dire, insomma, no? Perché è già un tendere il dito verso qualcosa. Poi naturalmente bisogna andare oltre, perché diciamo così, altrimenti si rimane. Sì, sì, no. Altrimenti è come di Genon quando dice, no, a un certo punto dice, un conto è comprendere intellettualmente i simboli, un conto è viverli. Sono due cose diverse. Diciamo che De Giorgio dà la possibilità di comprendere intellettualmente, intuitivamente, che cos'è il simbolo del fascio littorio, che cos'è il simbolo della scura epipenne, il fuoco di Vesta. Poi questo fuoco va acceso dentro all'Atanor, perché altrimenti, insomma... Sì, no, poi visto che c'è un messaggio anche, la via dei nuovi tempi, credo che facciano riferimento un po' a Steiner, no? Io poi ho notato che nell'ambito della cultura tradizionale del Novecento, no? Chi poi nel corso degli anni ha narrato, no, questa cultura, ha assunto la visuale che fortunatamente credo che negli ultimi anni, col concorso di tutti, è stata un po' superata, no? Ed è una visuale un po' di natura dicotomica, no? Cioè, De Giorgio e Genon da una parte, dall'altra parte ci mettiamo Reghini, Armentano, Steiner lo buttiamo nell'indifferenziata, perché no, che poi non, in maniera sostanziale non è così, no? Perché poi ci sono delle prove tangibili, oggettive, che un po' smentiscono questa cosa, perché in Maschera e Volto è assolutamente vero che Evola prende una posizione molto molto critica nei confronti
della teosofia e anche dell'antroposofia, nonostante dica in maschera e volto che all'interno degli insegnamenti di Steiner c'è un filo aureo che si perpetua. Però poi, perché nell'edizione del 1971, l'introduzione alla magia, inserisce liberazione delle facoltà, che sono i 6 esercizi di Steiner? Perché, punto interrogativo, ovviamente ognuno può avanzare, come dire, la propria ipotesi. L'evola che supera, visto che stiamo facendo un ragionamento generale oltre De Giorgio, l'evola che supera la dimensione di Ur, no? Quante volte l'abbiamo sentito dire? Evola supera la dimensione di Ur, abbandona la dimensione degli studi ermetici e magici, però nel 1950 pubblica Metafisica del sesso, no? Dove cita il Liber Aleph di Aleister Crowley, no? E quindi è lì, anche lì un'altra contraddizione. Quindi credo che ci siano dinamiche apparentemente contrastanti che poi invece si debba considerare in maniera sintetica. Forse semplicemente, e poi ti ripasso la parola, io credo che ognuno abbia svolto il proprio ruolo, no? A seconda della propria personalità. Nel senso, De Giorgio aveva questo grande spirito intuitivo, e forse aveva un grande spirito sintetico, no? che gli permetteva di avere questa grande visione della tradizione primordiale, e che magari a personalità diverse, tipo, non lo so, posso parlare di Colazza, come posso parlare di Giulio Parise, avevano una declinazione della stessa tradizione più eminentemente pratica operativa, e le due cose non sono necessariamente, come dire, in contrasto. Forse una necessita del supporto dell'altro. Che dici, Lorenzo? Ma del resto sì, io dico che è proprio così, perché anche in Ur e Krur questa cosa non viene, diciamo, esplicitata in maniera programmatica, sebbene Evola poi abbia scritto quell'introduzione che si ritrova nei volumi arancioni, diciamo, nell'ultima edizione mediterranea, diciamo, dell'introduzione, no, dove Evola specifica il perché dei nomi, dei soprannomi, diciamo, dei pseudonimi, eccetera, eccetera, no, di questo anonimato iniziatico, no, dietro cui si nascondono i vari collaboratori. Ma nella Torre, però, Evola scriveva, era una cosa che tra l'altro mi era appuntato per stasera, e allora a questo punto si potrebbe anche leggere questo brevissimo passo. Dice Evola nello scritto programmatico ai lettori della Torre, dice: dei solitari, degli irriducibili e dei liberi si riuniscono dunque nella Torre, non come un rifugio o nel luogo di una fuga più o meno mistica, ma come un posto di resistenza, di combattimento e di realismo superiore. Più che programmi, indirizzi, vie, espressioni varie dell'unica tradizione che nella pluralità delle realizzazioni tende non a formare ma a riunire individui, non in eguaglianza di credo, ma in eguaglianza di dignità, contemplazione e azione, solitudine ascetica o volontà realizzatrice, lirica o guerra, affermazione o distruzione, visioni di vette o visioni di abissi, poco importa, purché uno sia il segno che ci unisce e uno appaia attraverso la varietà delle forme e delle espressioni. Credo che qui Evola, diciamo, abbia dato un po' la risposta a quello che stiamo dicendo. È chiaro che non tutti avevano la stessa, perché Evola chiama a collaborare Domenico Rudatis a Ur e Krur, cioè lui, essendo un alpinista, certamente aveva anche degli interessi e delle qualificazioni evidentemente di tipo superiore, di tipo, diciamo, esoterico, di discorrendo, però insomma sono del resto descrizioni di ascese alpine, ecco, condotte sul piano alla Domal, no? Sul piano del Monte Analogo, sul piano di un alpinismo metafisico, però ecco, tutto poteva concorrere in questa visione bisogna dire la verità, eterodossa che aveva Evola della tradizione, certamente rispetto ad altri autori, che però appunto aveva una logica interna, ecco, quindi in questa logica, in questo quadro organico, seppur differenziato, anche gli scritti di De Giorgio
contribuiscono, ecco, a delineare questo quadro, insomma. Ma anche, ecco, anche, diciamo, riferimento, anche riferimento a Dante, che molte volte è stato, diciamo, in parte, in maniera giustificata, accostato alla tradizione, diciamo, al cristianesimo in senso lato, no? Anche quello, gli ultimi studi su Dante, non solo dal punto di vista esoterico, ma anche dal punto di vista filologico. Io ho letto recentemente un testo che poi ho pubblicato anche la copertina su Facebook, su Dante e la botanica, no? Cioè riferimenti. Diciamo, l'accostamento non è proprio diretto, no? Nel senso che adesso ci sono studi che accostano la poetica, la dottrina dantesca anche al mondo del sufismo, dell'Islam, come ci sono studi che hanno accostato le proporzioni della commedia a tutta una serie di dottrine di natura iniziatica e pitagorica, no? È lo stesso che non nell'esoterismo di Dante, che ci rammenta di quella tradizione che parte da Virgilio tramite Dante e arriva, diciamo, ai giorni nostri, se abbiamo presente gli scritti di Gabriele Rossetti. L'ambito di Gabriele Rossetti, ma anche, per dirti, nell'Ottocento, no? Una cosa di cui probabilmente tratteremo nel 2022, gli scritti di Michelangelo Caetani su Dante. Diciamo, l'ambito cristiano con molte virgolette, nel senso che poi bisogna intendersi anche sul termine. Come giustamente diceva Luca, è un riferimento forse di natura, come dire, archetipale, no? Nel senso che è un riferimento alla tradizione, forse cattolico quasi nel senso etimologico, certo, termine, sì, no? Cioè, come sì, universale. No? Come che è il riferimento che fa Evola in Maschera e Volto dello Spiritualismo, cioè il cattolicesimo inteso appunto come tradizione, super tradizione, diciamo, ecco, tradizione che coinvolge tutte le tradizioni in un'espressione universale, ecco, quindi secondo Evola appunto è l'unico modo sano e normale di intendere il cattolicesimo, ecco, e per, bisogna dire la verità, cioè per fare questo cattolicesimo bisognerebbe negare il vero cattolicesimo, perché insomma alla fin fine, ecco, del resto lo dice il cattolicesimo storico, lo dice Evola in Rivolta contro il mondo moderno, tutto quello che c'è di romano nel cattolicesimo è tutto quello che, diciamo, di cristianesimo nello stesso cattolicesimo nega nello stesso momento. Per cui, certamente, ecco, sì. Anche perché poi, anche riferendosi a Guénon e alla tradizione cristiana, è proprio negli ultimi scritti, no? Nel 72, se non mi sbaglio, quando esce Ricognizioni, lui recupera tutta una serie di figure che a Guénon non vanno molto a genio. Certo, questo quadro d'analisi è poco accostabile, io credo, a Guido De Giorgio, nel senso che De Giorgio aveva un'espressione così solitaria, no? Da viandante solitario, che secondo me anche nei rapporti epistolari, nelle testimonianze epistolari, io credo che sia stato molto, come dire, condizionato, no? Dall'impronta di Guénon, no? Poi anche lì c'è anche da, io vedo questa analisi del era ora che si sdoganassero queste altre letture dantesche. Io ve ne offro un'altra, no? Avendo partecipato qualche giorno fa a un convegno dedicato ad Arcuno Reghini e
nel momento in cui molte volte si esprime, no, la vicinanza di Reghini a Guénon, beh, bisogna dirla, anche lì bisogna dirla tutta, no? Cioè, la vicinanza di Reghini a Guénon dura fino a un certo punto. Poi quando Guénon, come testimonia Marco Baistrocchi in Politica Romana, specialmente nelle note, quando Guénon inizia a collaborare con Rémi Abbitt, che è la rivista dei gesuiti, beh, la componente pitagorica italiana comincia un po' a puntare i piedi, no? Cioè, nel senso, cioè, tant'è che sembra che se ci fosse stata la possibilità di tornare indietro del tempo, non so se Reghini, come dire, avesse avuto la possibilità o la volontà di ripubblicare il re del mondo di nuovo, no? Come ha fatto nelle sue riviste. Quindi anche lì, no? Cioè, bisogna, molte volte sono passati dei messaggi forse troppo poco meditati, troppo estremi, no? O tutti da una parte o tutti dall'altra, no? Anche nell'ambito della tradizione, quando si parla della tradizione romana, e De Giorgio in questo credo che sia utilissimo, no? per concepire per concepire anche la dimensione esoterica, no? della tradizione romana, quando parla appuntamente di Giano, sembra un po' riprendere gli scritti di Reghini sul 1928, sulla tradizione occidentale. Beh, anche lì bisogna intendersi, no? Cioè, come dicevo in merito all'intervista di Armentano, quando ci dice: sì, ma noi che cosa intendiamo per l'imperialismo pagano? Mica intendiamo il paganesimo volgare dei culti, ma intendiamo l'idea, no? Un altro elemento di distonia di una certa vulgata è, per esempio, semplicemente lo pseudonimo di Evola, no? Cioè, lo pseudonimo di Evola in Ur è Ea, che sarebbe la divinità suprema dei Caldei, no? Certo. Non si chiama né Marte né Giove, ma ha quel tipo di nome, di pseudonimo, che poi ritroviamo in tutto un mondo dell'ermetismo italico, anche dal punto di vista rituale e operativo. Quindi, certo, diciamo, il ragionamento è un ragionamento che secondo me deve essere un ragionamento armonico. Poi ripasso poi magari la parola a Lorenzo. Io rimango, come dire, dell'idea che ci sia stato un momento di esplosione, quasi un miracolo di alcuni decenni, in cui c'è stata una riemersione di una certa tradizione ancestrale concentrata sulla dimensione pratica, e poi ci sia stata una sorta di ripiegamento, no? Nell'ambito teoretico ed intellettuale del termine. No? Sì, è vero. Sì, effettivamente anche l'opera di Evola, se ci pensiamo bene, segue questo tipo di parabola, perché ora è vero che poi, insomma, di cavalcare la tigre ci sono dei guizzi, ecco, mi vengono in mente alcune parentesi che lui fa sulle sostanze stupefacenti, quasi a voler ritornare, ecco, ai vecchi, no? ai vecchi barattoli, appunto, di Ur e Krur, eccetera. Però diciamo che tutto, anche perché, insomma, bisogna anche ricordarci un po' quale era, no? C'è uno scritto in Ur e Krur dove si parla di uno scritto molto misterioso, cos'è quello, la grande orma, cos'è? È uno scritto dove si parla, mi sfugge il nome in questo momento, in cui si parla del programma che Ur e Krur avrebbe avuto, no? Di influenzare, appunto, dietro le quinte la realtà politica del momento, insomma, no? E quindi, sì, è bene, parla nel cammino del cinabro anche. Ecco, sì. Esatto. E questo chiaramente, quindi noi bisogna anche capire che, ma del resto, la tradizione romana, io, ecco, non ho fatto riferimento a questo, perché poi, diciamo, ho chiuso su questo punto accennandolo,
che cioè, quando è un argomento delicato, però quando De Giorgio parla della cosiddetta fascificazione d'Europa e del mondo, anche qui, cioè cercare di capire a che cosa lui volesse fare riferimento, perché è un punto molto delicato questo, cioè capire questi autori in che, diciamo, in che dimensione concepissero la realtà storica del momento, in che modo pensavano di influenzarla, no? Cioè, quindi era tutto un concorso di circostanze che veniva a creare un determinato ambiente, invisibile e visibile, diciamo così. Una volta crollato questa parentesi nella storia, che è stata, insomma, io la riporto sempre, è un mio interesse, però al pensiero rivoluzionario conservatore, c'è cioè questa grande. Questo, come diceva Giorgio Locchi, no? C'è questa tendenza ad andare oltre il mito egualitarista e a spingersi in quello sovrumanista, diciamo così. Cioè, una volta chiusasi questa parentesi, è chiaro che anche certe possibilità venivano meno, quantomeno certe possibilità di comunità, perché a fine Ure e Crure è stata questa, ecco, una catena, una comunità, diciamo, di tipo non profano, ovviamente. E quindi è anche un po', io credo che fosse anche evidente, ecco, che nel momento in cui non c'erano più le condizioni di manifestazione, no, di una determinata intenzione, di una determinata volontà, certi aspetti dovessero ritornare nella dimensione, diciamo, latente, ecco, invisibile, mettiamola così. Guarda, ti faccio un'ultima domanda, vedo poi Rosanna ha avuto un problema di sconnessione, quindi magari faccio un'ultima Ah, è come a battuta e me, poi. come a me prima, tra l'altro, io prima. Sì, ma ti faccio un'ultima domanda proprio su De Giorgio, visto che in maniera diretta, no? Che importanza ha adesso nell'ambito degli studi, della tradizione, ma anche secondo te in ambito di quella che può essere una pratica realizzativa, possono avere gli studi di De Giorgio, no? Cioè io per dirti, ti faccio un esempio, io Genon lo immagino sempre come una di quelle grandi personalità che quando entri all'interno di una stanza, prima di utilizzare la stanza, beh, la stanza la devi prendere, la devi riordinare, no? Devi mettere gli scaffali a posto, devi togliere la polvere, devi cominciare a guardare un po', guardarti intorno. Quindi, secondo me, Genon è importantissimo da quel punto di vista. Certo. Poi, se mi chiedi come funziona la scrivania, beh, credo che magari più che rivolgermi a Bisognerebbe fare Genon, riferimento. mi rivolga a Armentano, no? Cioè, per dire, tu come la vedi? Da quel punto di Sì, vista. anche io la vedo in questo modo. Certo, si faceva prima il discorso del Cartesio dell'esoterismo, no? Che no, ora Cartesio dell'esoterismo che non si rivolterebbe, vabbè, lasciamo perdere perché di Cartesio ne parla nel peggiore dei modi, quindi, però naturalmente è stata data questa espressione proprio per fare riferimento a questa visione matematica, cioè che non è il matematico, diciamo così, no? Cioè colui che ordina, che riorganizza, ecco, che anche bisogna dire la verità, cioè che purifica tutto quelle che De Giorgio chiama le illusioni pseudomistiche, il pregiudizio pseudomistico, cioè tutta quella accozzaglia appunto di teosofismi, occultismi, cose che si erano naturalmente liberate, no, in questa porzione di crisi del Novecento, no? E diciamo che avevano bisogno, cioè che non è fondamentale per un'opera di purificazione. Di trasparenza, no? Ecco, diciamo che quindi per vederci chiaro, ecco, mettiamola così, e per dare i necessari punti di riferimento. Guido De Giorgio, io lo vedo veramente, ecco, lo vedo molto vicino per certi versi a certi aspetti anche dell'opera evoliana, perché entrambi questi autori mirano più che a dare, diciamo così, a sistematizzare in maniera, diciamo, inequivocabile le cose, soprattutto penso ai riscritti giovanili di Evola, cioè anche De Giorgio mira più che altro a dare una grande, a evocare, ecco, qualcosa, ad evocare un mondo, è veramente qualcosa di simile
a Dante per certi versi, no? Ora con le dovute ovviamente proporzioni, ma anche al Nietzsche dello Zarathustra. Cioè, Nietzsche dello Zarathustra, si può dire che questa è un'opera filosofica, lo Zarathustra? Ma è più che altro una specie di palinodia, cioè di inno continuo, no? Che però ha la funzione di evocare un fuoco, ecco, quantomeno di farlo avvertire, di far capire che oltre la scorza del pensiero dialettico c'è un fuoco più essenziale, più primordiale, ecco. E De Giorgio, a mio avviso, è un autore visionario, è un po' come il Böhme, diciamo, degli scritti, cioè, insomma, ecco, si liberano dalle sue opere queste fantasmagorie, insomma, ecco, questi grandi disegni, no, che aiutano. Io sono d'accordo con Andrea prima, quando diceva che, facendo riferimento ai koan, eccetera, cioè aiutano in qualche modo, soprattutto appoggiandosi a questa ascesi della parola, a superare il razionalismo, cioè quindi a superare questa forza. Guarda, io faccio due riferimenti che probabilmente possono sembrare ai nostri utenti assolutamente fuori luogo, proprio su questo tipo di rapporto con l'ascesi della parola, con due testi, no? Che poi a me si sono stati molto molto utili e a cui sono molto affezionato. Il Trattato del pensiero vivente di Massimo Scaligero, che letto la prima volta sembra quasi incomprensibile praticamente, perché devi entrare in empatia con il linguaggio, anzi il linguaggio serve proprio a destrutturare tutte alcune sovrastrutture proprio dell'ego e del pensiero raziocinante. E poi un testo dal mio punto di vista meraviglioso, dal punto di vista proprio della pratica, che è I racconti di Belzebù di Gurdjieff, no? I famosi 1500 pagine che vanno lette tre volte che rappresentano un'impresa titanica, leggere 1500 pagine di capitoli e capitoli che a una prima lettura non hanno alcun significato, di parole assolutamente inventate, bene, ritornano hanno un'assonanza con passaggi non solo delle poesie di De Giorgio, ma anche con tratti della tradizione ermetica, soprattutto nel capitolo Il silenzio, no? Dove ci sono delle ripetizioni di termini, di frasi, e proprio sono proprio dei versi più che delle frasi, no? E credo che sia voluta quel tipo di vibrazione, quel tipo di ritmica, proprio in correlazione con quanto diceva Luca sull'importanza della poesia. Va bene, io ringrazio Lorenzo, ringrazio Rosanna. Grazie a voi. Ringrazio Luca Siniscalco, Andrea Scarabelli. Vi rubo altri due minuti giusto per fare gli soliti annunci di chiusura della diretta. Ovviamente invito chi è a Roma e a Milano a partecipare alle iniziative della Fondazione Evola su Maschera e Volto, su Pagine Filosofali, nella pagina Facebook abbiamo condiviso il manifesto delle attività, degli interventi, quindi potete andare a trovarlo lì, ma anche nella pagina Facebook della fondazione. Io vi annuncio i prossimi eventi. Sabato ore 17, incontri d'autore, avremo un gradito ospite, avremo il professor Davide Susanetti che ci parlerà del suo ultimo libro per Edizioni Carocci, dedicato al Fedro di Platone. In continuità con quanto sabato ha organizzato la Fondazione Evola, molto probabilmente in una data vicina all'8 dicembre, organizziamo una diretta dedicata di Pagine Filosofali, anche noi, a Maschera e Volto, con una visuale, come dire, un po' diversa rispetto a quella assunta dalla fondazione, perché invece di far parlare Evola faremo parlare gli studiosi che si sono interessati delle correnti iniziatiche di cui parla Evola, e quindi daremo la voce a un esperto del mondo della teosofia e dell'antroposofia come Fulvio Saggiomo, parleremo dell'OTO di Aleister Crowley
con l'intervento di Chris Giudice. Parleremo del mondo della fratellanza di Miriam e Giuliano Kremers grazie all'intervento di Stefano Maiorca. Probabilmente ci sarà anche ospite l'avvocato Gian Domenico di Casalino. Io e Daniele Laghenà, probabilmente a noi toccherà il compito di parlarvi sia di Gustav Meyrink sia di Gurdjieff, nell'ottica sia evoliana sia della scuola iniziatica di appartenenza, e quindi faremo questa diretta a più voci intorno, ripeto, probabilmente intorno al giorno dell'Immacolata dell'8 dicembre. Seguiranno altre presentazioni di testo, sempre con incontri di autori il sabato pomeriggio, però diciamo vi terremo informati volta per volta. Io ringrazio tutti e vi ricordo che questo video sarà disponibile, oltre che su Facebook, in maniera molto più professionale dal punto di vista della visualizzazione, sul nostro canale YouTube, che piano piano cresce negli utenti e che ci dà la possibilità a tutti di vedere in maniera più qualificata le nostre dirette. Io ringrazio tutti gli utenti, ringrazio ancora Lorenzo e do appuntamento a sabato pomeriggio con Davide Susanetti. Buona serata. Buona serata.